cara. Grazie per Marcetto, questa è la tua canzone, cioè tu che canti. Ma mi sono... cioè, quando ti siamo presentate dico Jasmine o Jasmine e tu mi hai detto... Tutti e due. Ma tu ti senti più Jasmine o più Jasmine? Allora, dipende dai giorni. No, cioè... comunque veramente io a volte mi presento Jasmine, a volte Jasmine, e dipende perché? Dall'umore. Ma non lo so. E come mi papà piace come cambiare. Ti chiama? Papà mi chiama Bambolina. E mamma? Mamma... lei pure dipende. Non Romina c'è. Che sta sempre da noi, come ti chiama Romina? Romina mi chiama, ci chiamiamo Pu, che vuol dire pupa tutta vita. No, scusami. Pu. Sta per pupa, pupe tutta vita. Dov'è la T? Che non è vero. Pupe, P-P-T, Pu. Ok, ok. P è la, cioè, non è un acronimo, cioè è l'inizio della frase. L'inizio. Ah, ok. Sì. Che l'avete inventato voi? L'abbiamo inventato noi un sacco di anni fa. Anzi, loro quando erano teenager, le mie due sorelle, e poi l'ho acquisito anch'io, crescendo. Ah, quindi hai ereditato dalle sorelle più grandi. Va bene, ovviamente tutti sanno, figlia di Albano e di Loredana Lecciso. Qua canti? Canto anch'io. Beh, insomma, impegnativo con la voce di papà. È impegnativo, sì, però allo stesso tempo abbiamo in primis due voci completamente diverse. E poi seguiamo generi diversi, stili diversi, quindi... non lo so, magari vedono una competizione un po' azzardato, però mettono in paragone due cose che non c'entrano nulla. Ma chi mette in paragone? Come puoi paragonare la gente la che voce? Segue, infatti, come si fa? Tante chiacchiere. Una voce per Padre Pio, te con Albano, 9 giugno, adesso, 2023. Pronti? Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore che il cielo ci dà sempre vivrà. Nessuno, ti giuro, nessuno può darmi nel dono di tutta la vita la gioia infinita che sento con te, solo con te. Come l'amore tra il mare e il sole, come le nostre parole. Sei tu, dolcissimo amore, soltanto tu passa a venire. Pupe tutta vita, però è un bel progetto di vita, o no? Sì, un bel progetto. È stato veramente un bel progetto perché è nato da una cover che io e papà abbiamo realizzato. Io ho scelto Nessuno per unire un po' le due generazioni. Poi abbiamo aggiunto una terza generazione con Clementino. Quindi è venuto fuori un bel mix di stili diversi. Senti, il tuo primo ricordo qual è da bimba? Il mio primo ricordo sono i viaggi. Perché papà ci ha sempre portato in giro, a me e mio fratello più piccolo in giro, quando lui partiva per le tournée, tipo America, Canada, eccetera. Quindi i viaggi è il primo ricordo che mi viene in mente. Il primo viaggio? Primo viaggio? Bella domanda. Ho un bel ricordo di Parigi, Disneyland. Senti, nella quotidianità com'è essere figlia di Albano? È una domanda che mi viene fatta, posta spesso. Sempre, certo, però è ovviamente difficile rispondere. Perché è tuo padre. È mio padre. E quando quindi... ti sei accorta che non avevi un papà, diciamo, qualunque? Perché Albano non è solo un cantante, è una specie di monumento nazionale. Ecco, no, è così. È vero. Sì, è vero. Patrimonio nazionale. È vero. Me ne sono accorta... Salutiamo con affetto. Ciao papà. Me ne sono accorta in realtà piano piano col tempo. Quando ero più piccola io non avevo chiaro il concetto di fama, quindi pensavo che avesse un sacco di amici in giro, perché vedevo che salutava tutti. Ho detto, ammazza, ma conosce un sacco di gente. Poi dopo ho capito, ho detto, oh. Ma tu sei cresciuta a Cellino? Sì, Cellino. Mm. E quindi, vabbè, certo, poi lì immagino, vabbè, lì è casa vostra, quindi Cellino sono i Carrisi, no? Sì. È Albano, Cellino. Senti, e le tue sorelle più grandi che consiglio ti hanno dato? Con loro io c'ho sempre, parlo tanto, mi confronto tanto dal punto di vista amoroso con loro, che do un sacco di consigli, perché loro le hanno passate come le sto passando io, quindi mi danno tanti consigli Ma d'amore. Ma tipo, perché adesso sei fidanzata? No, zero.
Detto, quando una ragazza dice, tu quanti anni hai? 22. Ecco, quando una ragazza di 22 anni dice zero, vuol dire che hai incontrato qualche ragazzo poco carino. Hai detto tu, non ho detto io. Cioè, sempre. E che cosa ti hanno consigliato con di comportarti con i ragazzi? Dicono di tirarmela. Me la devo tirare. E tu non te la tiri invece nella vita? Io no, dovrei di più. Non lo fare però. Pochetto. Farti desiderare forse, sì, quello sì. Sì, in quel sì. Senso. Ecco, non... nei legami, sì, no, sì, è sempre... sì. Ok. Essere antipatica mai. Guarda, riascoltiamo Albano con Nel sole, la mia vita di Rose e di Spine. E poi ascoltiamo anche te, ma non per fare confronti ovviamente, ma perché hai una bella voce. Poi La mia vita, canzone meravigliosa, devo, oltre che grande voce super elastica, di papà. E lui è un padre apprensivo, a lui hai chiesto consigli, ad esempio, sul, oltre che professionali, anche di vita, o più a lui o sì. Più a mamma, mamma Loredana? Allora, dipende, per alcune cose, papà è più pratico, mamma è più di testa, quindi dipende da... Che vuol dire di testa? Nel senso che ha una sensibilità diversa. Nel senso che è più introspettiva, papà è molto proprio terra terra, è contadino. E papà quindi, parla più con i ragazzi. Quindi ti dà, ti restituisce molta solidità anche. Sì, sì, sì. Quindi sì, se tu te litighi col fidanzato non lo vai a dire a papà, perché quello ti dirà fregatene. Sì, esatto. No? Lui dice sempre che bisogna essere un problema per i problemi. Cioè? Cioè bisogna, se ti si pone un problema davanti, devi dare te fastidio al problema quasi. È uno spirito molto combattivo, vuol dire non arrendersi mai, che è grande della sua tempra. Qua, anche tu che canti, sempre il 9 giugno del 2023. O ci vediamo al Super Love. Sei entrata anche con Segreti, che è una canzone appunto che canti tu. Hai un aneddoto riguardo a questa canzone? Sì, perché racchiude un po' tutta, diciamo, un percorso emotivo che ho affrontato per una rottura che ho avuto sempre in amore. Allora, quindi rappresenta molto la mia parte emotiva. Ed è stato anche un cambiamento dal punto di vista musicale, perché con quella canzone è partito un nuovo progetto.
Da come lo dici mi dà l'idea che sei una che si innamora facilmente. Mamma mia, sì. E poi mi innamoro di persone che non esistono, perché io idealizzo tanto le persone. Mm. Quindi mi innamoro dell'idea che creo nella mia testa. E poi quando invece ti rendi conto che quell'idea non è la realtà, sì. Quello è anche un segno però di della gioventù, eh? C'è anche un elemento di sognatrice, di capirai, e in quei casi mamma che ti dice? In quei casi mamma mi dice che tanto dopo un mese mi passa, lei ha imparato a ed conoscermi. È così? Sì, sempre così. Quindi come perché sono gemelli, quindi cambio velocemente. Quindi tu ti innamori? Sì. Stai, quanto durano questi amori? No, così facciamo un po' di terapia. Jasmine, okay. Allora, facciamo, tu ti innamori di Pinco Pallo. Ok, allora io mi innamoro di una persona che non esiste, che mi invento, ok? Che perché ti piace? Perché è bello, perché è intelligente, perché è simpatico? Cosa che ti fa innamorare? Perché... Cos'è che mi fa innamorare? Sono molto... vado molto a primo impatto, quindi io capisco subito se un ragazzo mi piace o no. Vabbè, quindi ti colpo di fulmine. Quindi deve essere bello. No, quantomeno interessante. No, non mi piacciono quelli belli belli. Però comunque vai, il colpo di fulmine avviene in genere su viso, no? Lo sguardo, eccetera. Non lo so, è proprio una questione di chimica, non lo so. Va bene. E poi... mi passa... Quindi non sei tu a soffrire, sono questi poveretti sì, soffro... che poi no, scusami, ma mi passa. Qualcuno l'ho fatto soffrire, per qualcuno ci ho sofferto io. Hai fatto soffrire, cioè quando ti passa che fai? Quando mi passa, sì, li blocco. No, non è vero. Cioè il ghosting, come si chiama, li blocchi su WhatsApp? No, non ho mai fatto ghosting. Brava, no, infatti non si fa. Brava, e a te l'hanno fatto? No, proprio ghosting no, mai. Però ghosting, ve lo spiego per chi non è dentro al linguaggio dei social, è quando due persone si lasciano, ma possono essere due fidanzati, ma anche due amici, due amiche, un'amica, e per non avere più notizie dell'altro vieni bloccato, Angelo perché sei stato bloccato, vieni bloccato su i social e quindi sparisci, ghost infatti è fantasma e non è una cosa bella perché tra adulti è meglio confrontarsi. Qualche volta, ma la via per arrivare io l'ho sempre trovata. Quindi metto da parte il telefono e vado a parlare di persona bravo. Che mi ha bloccato. Serve, io bravo. Sono molto all'antica, anche se sono giovane. E invece quando ti hanno fatto soffrire che facevi? Piangevi? Sì, adesso ho imparato a reggere meglio, però soffrivo e scaricavo molto scrivendo. Quindi in realtà è stata una buona ispirazione sì, per le canzoni, buono, per la musica. Tra il buono dalla cosa negativa. E i social, che numeri hai tatuati? Scusami. Oh, è l'anno di nascita di mia madre, 1972, e quello di papà, 1943. Ah, quando si dice di staccarsi dalla famiglia, esatto. Li sei tatuati. Esatto. Perché? Perché... Non lo so, mi è nata questa idea perché... È come se fossero i due, sai, l'angeletto e il diavoletto qui. Chi è l'angelo e chi è il diavolo? No, sono tutti e due angeletti, non direi mai... E il diavoletto? Il diavoletto sono io. Va bene. Brava. Rivediamo l'angelo Albano. Ciao! Ricordi miei, amici miei. E sei anche tu come un mattino, dipingi il sole negli occhi miei. Dove non sei, è solo noi. Qua intanto si comincia a parlare di fidanzati, di come si blocca, di come si fa, come si dà. Sì. L'arte di lasciarsi. Senti, hai detto in un'intervista al Corriere della Sera, alla domanda ovvia sul
diretta, ma che i tuoi genitori sono spesso stati al centro di chiacchiere, di gossip, ovvia, non per il collega che ti ha fatto l'intervista, ma te l'avrei fatta anch'io, tu rispondi: non l'ho vissuta benissimo, mi pesava vedere i titoli di giornale, le copertine, le notizie in TV. A scuola che succedeva? Era pesante a scuola, ma non tanto perché me lo facessero pesare magari i compagni, ma proprio l'idea che tutti pensavano di sapere cosa succedeva nella mia vita, quindi nella mia sfera privata. E quindi, essendo completamente esterna, in prima persona in questo mondo, mi faceva soffrire. Poi eri piccola, immagino, hai 22 anni ora, immagino avevi 10-15 anni, sì, giusto? Sì, già dalle elementari. E che succedeva? Quindi arrivavano con i giornali, chiacchieravano, molta invidia, immagino. Non lo so se era invidia o magari curiosità, però specialmente quando si è piccoli non si hanno tanti filtri, quindi magari i miei compagni, questo però ripeto quando eravamo un po' più piccoli, mm-hmm. mi chiedevano: ah, ma quindi ma tua madre e tuo padre stanno insieme, ma quindi cosa sta succedendo? E ovviamente era super pesante. E poi tu? Poi? Ci fai le ossa poi col tempo. Tu tornavi a casa e con chi ne parlavi? Con mamma, con papà? No, non ne parlavo. Ah, non ne parlavi? Non ne parlavo. E perché? Perché non volevo comunque dare un peso a loro, perché sapevo che era il loro mestiere, faceva parte del gioco, quindi non ne parlavo. Ma secondo me neanche poi col tempo ho iniziato a capire quanto effettivamente mi desse fastidio. Poi ricordo che magari andavo in centro e c'erano nelle edicole tutte le copertine. Tutto pieno di copertine con le facce dei miei genitori. E era pesante, dai, per una ragazza. Posso immaginare. E la mamma forse dava, cioè, la mamma è una donna esuberante, io non l'ho mai conosciuta, no? Però insomma andava molto in televisione, eccetera. Le hai mai detto: mamma, non voglio più vederti in TV o cose così? No, devo dire, loro non ne ho mai parlato, perché non ritenevo nemmeno giusto andare lì a dire: ah, no, non puoi fare questo, non puoi parlare di questo. E perché forse alla fine perché loro volevi proteggerli dall'idea che tu stavi soffrendo, per, tra virgolette, tra mille virgolette, per colpa loro. Sì, sì. E con Romina Power invece hai mai avuto rapporti? Con lei, come dicevo nell'intervista, non ho un rapporto, ma comunque ci salutiamo, cioè ovviamente lavora con mio padre e la mamma delle mie sorelle, però non ci prendiamo il caffè. Penso che abbiano costruito una bella carriera e una bella famiglia insieme, però non so come dire, non fa comunque parte del mio nucleo. Certo. È il passato comunque. Sì. Quiz, Carloletta! Quiz ovviamente dedicato al tuo nome, Jasmine, perché abbiamo deciso di raccontare la versione italiana del tuo nome, perché Jasmine è una parola persiana che, come tu ben sai, indica un fiore bellissimo che io amo da morire, cioè il gelsomino. E quindi il tuo nome, se volessimo italianizzarlo, sarebbe Gelsomina. Tu saresti Gelsomina Carrisi. E allora abbiamo scelto la gelsomina più famosa della storia del cinema mondiale, cioè la protagonista del film La strada di Fellini. Quindi, miei cari affetti stabili, la risposta, scusate, no, la risposta ve la date voi, la domanda ve la faccio io. Gelsomina, protagonista del film La strada, a un certo punto nel film impara a suonare uno strumento che poi sarà chiave nel finale. È il tamburello, è la fisarmonica, è il flauto oppure la tromba? Pubblicità. Stiamo discutendo sul nome Jasmine, dritto, come il film di Woody Allen. L'hai visto, Blue Jasmine? Bellissimo, lo consiglio. Scusa, ma qui che succede? Che succede qua? No, stiamo raddrizzando il cartone, ragazzi, giratevi bene, si deve un attimo vedere la maglietta. Ah, lì c'è lo staff. Ormai vergognati. Ci teniamo, vergognati. No, assolutamente. Due onesti lavoratori costretti a fare queste pagliacciate. Ma no, sono dei impadronito dello staff. Pilastri del quiz, Luigi e Marco, sedetevi Luigi qui. Luigi e Marco, sì, certo. Vabbè, perdonatelo. Non è che, siccome è geloso perché loro fanno Serena, il foto io quiz, ho una notizia prima di iniziare, dato che Cannoletta vuole sempre stare, insomma, non ama stare sotto i riflettori, guarda che faccia che sta facendo. Poverino, dato che noi ti vogliamo tanto bene,
tu sei un furbetto che non ci hai detto che il 19 giugno era il tuo compleanno, e noi siamo molto tristi per non averti fatto gli auguri. Ma dopo 18 anni non si festeggia più. Ma... ti vogliamo bene. Ma dov'è il 19 giugno? Ero a casa, non ero qui in puntata. Però era lunedì, noi eravamo qua. Però ci siamo accorti che... Allora, sono quasi 3 anni che conosco Cannoletta. Posso dire che è una persona deliziosa, un uomo coltissimo, ma non so nulla di lui. Guarda che strano per me, eh? Vero? E questa è la mia sfida, infatti. Perché non gli hai fatto lo specchio? Ecco, ma prima che finisce la porti allo specchio. Ale. Bene, un giorno tu entrerai in questo studio, oppure ci ritroveremo fra 100 anni come la canzone, e mi racconterai finalmente tutta la tua vita. Vai col quiz. Andiamo col quiz e puntiamo i riflettori su Gelsomina Carrisi. Posso chiamarti sì, così? Gli amici mi chiamano Gelso. Veramente? Comunque, sì. Che meraviglia. Allora, affetti stabili, ditemi un po', questo film che ha vinto l'Oscar, l'anno in cui è stata istituita la categoria Oscar ai film in lingua straniera, ha vinto Fellini con La strada. Quindi... che cos'è che suonava la nostra Gelsomina Giulietta Masina? Tamburello, fisarmonica, flauto, tromba? Andate proprio spediti, risposte secche. Fisarmonica, ma non lo ricordo bene. Angelo, fisarmonica. Cosa dice Jessica? Il tamburello. Vabbè, qui ci sono due pugliesi, il tamburello fa molto pizzica. E invece Mezzancella cosa dice? Ma intanto mi dissocio da questa cafonata terribile che fai con le magliette, le cose, lo staff di Cannoletta. Noi facciamo un fotoquiz sobrio con un tablet. Torna al tuo tablet e rispondi, dimmi. Ma di una cosa semplice, un flauto. Tu dico flauto? Sì. Nella migliore tradizione degli affetti stabili, oggi, cara Jasmine, disastro totale. L'unica che era giusta non avete detto, quindi accendiamo la verde come se l'avessi detta tu, era la tromba. Che è lo strumento con il quale, grazie a questa informazione, alla fine Zampano capisce quello che è successo. Va, grande interpretazione di Giulietta, diciamo. Film meraviglioso, io ho pianto tutto il tempo, ma va bene così. Grazie. Grazie. Grazie del contributo, ci vediamo, mamma Loredana e zia Raffaella, era una domenica in del 2004. Delle sorelle Lecciso, si davano consigli di vita qui a Jasmine, che spero non segua. La cosa più importante che ti ha insegnato tua mamma? La cosa più importante, l'importanza dello studio. Dello studio, cosa stai studiando adesso? Comunicazione. Lei mi sprona tanto, perché io con l'università ero un po' come alcuni ragazzi, non lo so, ho avuto difficoltà ad iniziare. Lei invece mi ha improntata molto sullo studio. E fa bene, vieni con me, andiamo a cantare, dai! Vai! Insieme a Jessica, quanto mi piace tenere per mano, io ho un periodo che voglio tenere tutti per mano, non so perché. Perché siamo stati il Covid, infatti. Perché esatto, la reazione al Covid, la voglia di comunque di tornare a sentirsi vicini, contatto. Vai, veloci che sono in ritardo. Life is a flower, vai con la musica, vai. Che cosa cantate? Lei è un fiore, quindi Life is a flower, the leaves of bees. Vai. La prendi tu. Vai tu a prendere. Living a free world, I will sail down the wind, carry on smiling, and the world will smile with you. Life is a flower, so push us in your hand, carry on smiling, and the world will smile with you. We'll have a raisin smile and the day is closing in. Don't care about the world, I'm living for the light. Don't cry for me today, oh. We live in a free world, our wisdom and the wind, carry on smiling,
the world will smile with you. Life is a flower, so push us in your hand, carry on smiling, and the world will smile with you. Mi raccomando, grazie. L'università e ogni bene per la tua invece carriera da cantante, autrice, tutto quello che...